Mattia, docente della Federazione Italiana Fitness nel settore bodybuilding, fitness e personal trainer. Ora vi illustrerò la scheda allegata all'articolo on fitness ad alta intensità che troverete quindi successivamente. Allora, il primo blocco è composto da due esercizi, uno è lo squat e l'altro è il push-up, dove abbiniamo entrambi la tecnica 21. Questa tecnica comprende 7 ripetizioni nella fase più difficile del movimento, 7 nella fase intermedia o totale e 7 nella fase più facile. Quindi la prima parte sarà da metà rom a massima pushata. Poi 7 in massima pushata e massimo accorciamento, in massima estensione, quindi terminato questo, ultime 7 da metà a pushata in su, praticamente 7 mezzi squat. Senza pausa passiamo subito al push-up, dove per enfatizzare ancora di più il lavoro in allungamento uso due step per aumentare il rom. Senza step si può fare comunque benissimo, così è un po' più complesso. Quindi 7 nella fase difficile. Sette totali. E 7 da metà in su nella fase facile. Terminato l'esercizio, si riparte dallo squat, visto che questa parte è sicura. Quindi a seguire, nel prossimo blocco abbiamo gli slanci posteriori in quadrupedia, un esercizio complementare, successivamente un affondo frontale su step, per enfatizzare di più il lavoro sul grande gluteo. Quindi iniziamo con gli slanci posteriori. Passiamo quindi all'affondo frontale. Il secondo esercizio del blocco, dopo aver pre-faticato il gluteo con gli slanci posteriori, sarà un affondo frontale sulla pinna. Quindi successivamente cambio gamba, slanci posteriori con la gamba destra e affondi frontali sempre sulla gamba destra. In questo blocco vedremo la metodica serie continua abbinata a delle trazioni alla sbarra. Inizieremo con una versione più difficile per passare poi a una versione più semplice, quindi presa prona media, 3-4 trazioni per far capire il movimento. A seguire passiamo alla presa supina, altre 3-4 ripetizioni. La presa supina ovviamente è più semplice della presa prona.
tecnica isometrica non stop abbinata all'esercizio lento con manubri, dove faremo 10 ripetizioni concentriche in esecuzione convenzionale, alla fine delle quali aggiungiamo 5 ripetizioni abbinando proprio questa tecnica, la isometrica non stop. Quindi 10 ripetizioni normali, 10, ok. Ora da tre quarti isometrico non stop, quindi l'isometrico non stop è stata volontariamente interrotta tre quarti del movimento per avere un punto di massimo affaticamento del muscolo, aggiunto alle nostre 10 ripetizioni eseguite in maniera completa. Il secondo esercizio che abbiniamo al lento con manubri visto prima sono le dip tra due panche applicando il super slow. Faremo 5 dip normali con una velocità esecutiva più veloce nella concentrica che nell'eccentrica, dopodiché faremo 5 ripetizioni di dip in maniera super slow, quindi molto lenta sia nella fase concentrica ma soprattutto in quella eccentrica. Quindi posizione di partenza, esecuzione normale di 5 ripetizioni. Ora super slow. E stop. Isometrica o isotonica in aggiunta a un manubrio. Quindi attacchiamo l'elastico a una porta, una sedia, qualsiasi cosa che sia o in orizzontale o in verticale non è molto importante. Quindi prendiamo l'elastico, aggiungiamo volendo anche il manubrio, quindi ci posizioniamo correttamente e facciamo la nostra alzata posteriore abbinando la contrazione concentrica del manubrio all'ausometrico isotonica dell'elastico. Altre 10 ripetizioni. Successivamente all'alzata posteriore con manubri d'elastico abbiniamo questa volta la contrazione isometrica alla fine di 10 ripetizioni concentriche, quindi alla fine di queste 10 ripetizioni convenzionali aggiungiamo 20 secondi di isometria con un curl manubri. E ora aggiungiamo i 20 secondi di isometria, sempre a tre quarti di rom. Per concludere, addominali, applichiamo la metodica cluster a un esercizio, in questo caso al side, ma si può abbinare anche ad altri ovviamente, con 4 mini blocchi da 6 ripetizioni per 3 serie. Tra un mini blocco e l'altro una pausa breve, 30-40 secondi. Alla fine dei 4 mini blocchi, quindi della serie, facciamo una pausa un po' più lunga di circa 60 secondi. Quindi ne facciamo un paio giusto per capire l'esercizio.
Terminato queste 5-6 ripetizioni, pausa di 30, poi si riparte per fare 4 blocchi da 5-6 ripetizioni. A seguire terminiamo con il plank, dopo aver fatto il cross-side, massimo di tempo che si riesce a tenere. Volendo si può fare una versione facilitata, intermedia o avanzata, ovviamente in base ai punti d'appoggio. Faremo per esempio una versione normale. La scheda, che ha un riscaldamento iniziale di 7-8 minuti di cardio, a seguire un lavoro sulla mobilità che va sempre fatto, è composta da 4 circuiti, quindi 2 esercizi alternati senza pausa, poi abbiamo un superset, dove la differenza è che c'è un esercizio subito il secondo, successivamente la pausa e si riparte, e i circuiti vanno fatti 2-3 volte in base al nostro tempo a disposizione e alla nostra capacità di allenamento. Addominale alla fine non sono a circuito, ma si esegue prima il cross-side e a seguire il plank. Alla fine defaticamento, stretching e abbiamo terminato.